molto beauty e un bellone. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Oggi ho qualche cosina nuova da farvi vedere, che voglio farvi vedere adesso che ancora siete in periodo di Natale. Potete comprarle se vi interessano come regali, perché sono un po' di idee che ho preso quella e che magari può esservi utile. Non è una guida regali di Natale, arriverà anche la guida regali di Natale, quindi aspettatela, anzi chiedetemi che guida volete, se volete una guida low cost, se volete una guida alternative varie, quindi costo basso, costo medio, costo alto, se la volete esclusivamente beauty o beauty cura del corpo, lasciatemi tanti commenti qua sotto in modo che io possa fare ben bene il video. Allora, cominciamo, veniamo a noi. Mi è arrivata una busta carica di belloccio da Lalalab. Sì, qua dentro c'è un grande belloccio, oggi ve lo faccio pure vedere. Mi sono arrivate delle foto con un taglio molto molto particolare. Il taglio quadrato, guardate che belle queste foto. Ta-da! Chi è lui? Non lo so, non so dirvi chi è questo bel ragazzo. E allora... Enzo è cresciuto, ragazzi, posso cominciare a farvelo vedere perché è molto cresciuto, certo in foto, in fonte, in diretta, ma così en passant, uno sguardino su Enzo ve lo posso dare. Non sapete quanto mi è costato e quanto mi costa tutt'oggi non sbattervi in video mio figlio, perché per ogni mamma il proprio figlio è il più bello del mondo e lo vuole mostrare, lo vuole far vedere, no? È il mio capolavoro, e tenerlo per me tutti questi anni, ora Enzo ha 7 anni, è stato difficilissimo. Non ve lo farò vedere, continuerò a non farvelo vedere, però tramite le foto ogni tanto, lo sapete che io così per trasposizione in diretta ve lo faccio passare, giusto per dare un'occhiata a quello che è appunto il mio capolavoro. E lui, sono arrivate queste fotine che io ho fatto fare per il compleanno di Enzo, proprio per i suoi 7 anni. Sono un formato molto molto carino, credo che siano un 12-12, non ne sono certa, ve lo metto in info box. E il pacchettino così è molto bello per lo scrapbooking, eccolo qua che spegne le candeline con la sua mamma, oppure questa foto è bellissima, ve la posso fare vedere tranquillamente, qui nascosto tra le candeline il mio amore. La torta M&M's l'avevate vista? Eccolo qua, felice felice, qua con un compagnetto, non ve lo faccio vedere per la privacy, qua con la nonna, insomma tante foto tutte assieme che ricordano un giorno speciale. E devo dire che Lalalab per questo, qua ve le faccio vedere, lo so, vi do una sbirciatina, qua col papà. E Lalalab devo dire che è molto brava a racchiudere quelli che sono i momenti belli della vita delle famiglie attraverso la facilità di utilizzo dell'app e attraverso anche la bontà del servizio. Le foto arrivano proprio quelle che avete scelto voi, con la luminosità scelta da voi, e potete modificarle all'interno dell'app, è tutto molto semplice. Vi lascio qui il codice sconto per approfittare grandemente dell'offerta, ve lo lascio sia qui in sovraimpressione che nell'info box. Mi raccomando, approfittatene per i regali di Natale, perché hanno bellissimi calendari, le cornice con dei soggetti particolari, quindi è un prodotto per esempio che per Natale può fare un po' la differenza. So che adesso si sente un po' di più parlare appunto dei regali fotografici, ma sono sicuramente una bellissima idea. Non vi nego che un paio di queste foto io le comporrò per creare dei quadri per mia madre, per mio suocero, da regalare proprio a Natale come regalo di Natale, in modo da avere un ricordo veramente sentito, veramente con qualcosa che interessi loro come il nipotino. E quindi, essendomi queste foto state offerte dall'app Lalalab, io ringrazio Lalalab e ringrazio anche la piattaforma Octoly per avermele fatte arrivare. Così come attraverso Octoly sono stata omaggiata da parte della MAC di questo bellissimo rossetto, che tra l'altro si accorda perfettamente al mio smalto. Lo smalto è il Milano di Mesauda, il semi permanente Milano, parleremo presto anche di questo.
Eccolo qui, il rossetto MAC X Factor Series in edizione limitata. Dovreste trovarlo ancora nei negozi. Bellissimo. Allora, a parte il fatto che io ho scoperto di adorare l'odore dei rossetti MAC, il packaging è sempre quello lì classico, un po' a proiettile della MAC con la dicitura X Factor qua. Molto bello, però indipendentemente dal packaging è molto bello il colore, questo rosso fiammante. Inutile che vi faccia lo swatch perché lo vedete direttamente sulle labbra. Morbido, confortevole, molto aggrappato alle labbra, non si dirama sulle pieghette, molto importante. Io ho messo giù la matita però, senza primer ma con la matita. Durevole, ma soprattutto quello che mi va di dire di questo rossetto è che è molto confortevole e che è un colore spaziale. È un rosso caldo, molto molto bello, molto natalizio, molto frizzante e ringiovanente. Non è uno di quei rossi che incupiscono il viso, ma è uno di quei rossi che sparano, quindi slanciano. Io l'ho messo oggi di giorno osando un po', ma questo la sera con un trucco molto basic è bellissimo. Magari un bel capello tirato che faccia uscire fuori le labbra in primo piano è stupendo. Stupenda anche la confezione, bellissima come regalo magari per le più giovani, ma anche no, io non sono più tanto giovane, però credo che non mi stia male come tinta. Ditemelo voi, fatemelo sapere, perché poi lo sguardo della persona che indossa è sempre diverso da quello di chi ti guarda, quindi voi magari siete più oggettivi, però io credo che proprio per la dicitura X Factor, magari ai più giovani possa essere un qualcosa che intriga maggiormente. Bellissimo comunque il rossetto per tutte le età. Sempre da Octoly, questo mese ci ho dato dentro con Octoly, no, in realtà è che ho tenuto molto a lungo i prodotti prima di farveli vedere, perché le foto no, le foto le potevo far vedere subito, ma il rossetto l'ho voluto ben provare per vedere se andasse nelle pieghette, e poi ho voluto testare qualcuno dei prodotti che sono contenuti in questo bellissimo cofanetto di Estée Lauder, che mi è stato gentilmente offerto da Estée Lauder tramite la piattaforma Octoly. Questo è uno di quei regali di Natale meravigliosi. Allora, vi faccio vedere cosa contiene questo cofanetto rassodante per il viso. Innanzitutto l'Estée Lauder Perfectionist Pro, il siero buonissimo della Estée Lauder, è il mio siero da più di un mese questo qua, e devo dire che la mia pelle ringrazia. Uso questo al mattino e quello alla vitamina C alla sera e mi trovo in maniera fenomenale. Vi metto il link sia di questo che di quello che uso del tutto naturale, che non c'entra niente con Estée Lauder, alla vitamina C qui giù nell'info box, perché sono una combo spettacolare e ve li consiglio entrambi perché sono buonissimi. E poi mi è arrivato questo contorno occhi, il Resilience Lift, che voi vedete qui, ma io ho già provato 3 volte ed è spettacolare, come quello col packaging verde acqua di cui vi ho parlato in questo video che vi metto qui. I contorno occhi di Estée Lauder li trovo molto confortevoli, molto elastici, freschi, nello stesso tempo non fanno patina, vi accompagnano tutto il giorno, li sentite proprio il contorno occhi ben umettato e rimpolpato senza essere untuoso, fantastici, così come fantastica è questa crema. Ma io questo cofanetto, vi dico subito, l'ho già preso per 3 persone approfittando di uno sconto, adesso vi faccio vedere, così vi dico tutto e vi do suggerimenti. L'ho preso per 2 mie amiche e per mia madre, perché è un cofanetto veramente completo e convenientissimo, ora vedrete perché. E poi il Resilience Lift, questa crema viso e collo rassodante per pelli normali e miste, quindi un range molto ampio di casistiche, ed è buonissima. È una crema molto, è vero, rimpolpante più che rassodante, nel senso che senti la pelle ben turgida, ben accompagnata, assestata, ecco, subito non avviene subito questa sensazione, tu la passi, sulla mia pelle almeno la mia sensazione è dopo 10 secondi dall'averla messa sprigiona una sorta di potere
coccolante della pelle, proprio la toccate e la sentite proprio più rimpolpata, bella, tonica, fantastica. E poi l'unico prodotto che ancora non ho provato è questo qui, perché sto finendo un altro prodotto, quindi li apro tutti uno alla volta, ve ne parlerò in futuro, che è l'Advanced Night Micro Cleansing Foam, cioè un detergente anche questo rimpolpante, rassodante per il viso da usare la sera. Questo ancora non l'ho usato, ma appena finisco quello che ho in uso sicuramente attaccherò questo. Vi faccio vedere le creme dentro. Il contorno occhi si presenta così, guardate, è un contorno occhi molto chiaro, non è in gel, è in crema, e questo gli dà proprio quella sensazione di confortevolezza di cui vi parlavo prima. Pur essendo in crema non lascia patina, dà la stessa sensazione di freschezza che dona anche il contorno occhi in gel, sempre della Estée Lauder. Vi metto il nome qui giù. Buonissimo anche quello. Questo però ha un effetto più tonificante, più è come se riattaccasse la pelle allo scheletro. Non vi so dare una spiegazione meno agghiacciante di quella, nel senso più non tensore, più tonicizzante. Sì, è proprio, fa proprio il suo dovere, dona una bella sensazione di compattezza, così come dà anche una bella sensazione la crema, che oltre ad avere un profumo estasiante, proprio una coccola, è un rituale meraviglioso e molto nutriente. Io in questo periodo ho in uso molte creme, perché me ne sono arrivate, mi sono arrivate quelle, ve le ho fatte vedere da poco le creme che mi sono arrivate, però quando ho preso questa e l'ho provata, devo dire che mi sono poi dovuta forzare per non riprenderla e riprenderla ancora, perché è davvero davvero spettacolare. Anche questa, un rapporto direi ottimo qualità prezzo all'interno del cofanetto, perché ora vi faccio vedere. A me da parte di Sephora è arrivata, come a me chissà tanto, il 20% di sconto per le offerte di Natale, e tra le offerte ci sono anche i cofanetti della Estée Lauder. Qui in cartolina c'è il cofanetto azione preventiva età, quello appunto che vi dicevo, con le creme in gel, contorno agli occhi in gel, quello verde acqua, questo qui, che è fantastico pure. Ma c'è anche questo qui, e sono dati a 40, vi dico subito, a 49 euro con lo sconto da applicare in più, lo sconto del 20%, quindi capite bene che è un prezzo super conveniente. Io conosco i prodotti tramite le aziende che me li inviano e poi me li vado a comprare, perché effettivamente un rapporto qualità prezzo spettacolare. Il contorno occhi è anche profumato, ma con tutto ciò che è profumato, sapete quanto a me diano fastidio i profumi attorno agli occhi, questo non mi arreca nessun tipo di lacrimazione, irritazione, lo trovo fantastico. È un bellissimo cofanetto che, ripeto, ho ritirato anche per altre tre persone nel mio giro più caro, quindi consigliatissimo se cercate un prodotto valido e che sia un cofanetto dove non si butta niente, perché molto spesso nei cofanetti ci mettono un po' gli scartini delle linee e poi un prodotto principale. Invece qui sono tutti bellissimi, bellissimi prodotti. Basta con le cose inviatemi da Octoly, passiamo alle cose. Ho la mano di una morbidezza che non vi dico. Di questo vi parlerò assai più avanti, perché adesso ho cominciato ad usarlo veramente da pochissimissimo. Ho giusto tratto le prime impressioni, quelle che sono le prime sensazioni mettendoli sulla pelle. Infatti li avete visti, non sono per nulla consumati i primi due prodottini, perché proprio li ho usati un paio di volte, però vi posso dire che già in quel paio di volte le impressioni a breve termine sono state quelle. Non mi hanno fatto venire brufoli, non mi hanno fatto uscire impurità per quelle due volte che li ho usati. Vedremo a lungo termine, ve ne parlerò meglio più avanti. Intanto mi premeva farveli vedere adesso che è periodo di Natale. Poi ho riacquistato la mia tintura amatissima, questa l'ho comprata io, di Villa Lodola. Dovevo fare l'ordine su internet, poi ho tergiversato, la Ricrescita nel frattempo c'è ed è abbondante, quindi devo correre ai ripari. Ho preso la 8.3 Avena,
che è un colore che mi piace tantissimo, molto fine. Questa è, per esempio, anche questa un'idea regalo molto carina per chi magari vuol passare da una tintura professionale, una tintura chimica, a una tintura più rispettosa delle vostre teste, del vostro cuoio capelluto, dei vostri capelli, perché questa veramente scevra da ogni schifezza. L'ho pagata 13 euro perché l'ho presa in bioprofumeria ed è questa qui, con queste belle qualità. Fatevi un fermo immagine e capirete perché io ve la consiglio ogni volta che la compro. Ho ricomprato il mio mascara di Avril, Le Mascara, che è un mascara bio che io adoro proprio perché rende le ciglia belle lunghe e voluminose. Da solo non mi soddisfa pienamente, infatti io lo uso sempre come base. Lo scovolino è questo qui. Ma se non volete delle ciglia drammatiche all'infinito come le voglio io, è buonissimo anche come unico mascara. Costo sui 7 euro, durata lunghissima del flaconcino, mi dura anche 4 mesi questo tipo di mascara, e tra tutti i mascara bio secondo me è quello che ha il risultato migliore, tra tutti i mascara bio che ho provato è quello che ha il risultato migliore sulle ciglia. Performa come performa come un buon mascara chimico, avendo invece solamente cose buone, anche curative per le ciglia. Io poi sopra metto anche l'Ultra Gloss di Sephora perché io voglio i ventagli, vabbè, ma io per le ciglia sono un po' così fissata. Bellissimo, bellissimo prodotto. Come sapete, mi sono riavvicinata al semi permanente, l'ho fatto per la seconda volta, ho filmato la rimozione ho filmato sia la messa in posa del primo smalto che ho usato che la rimozione, per farvi vedere le unghie sia prima che dopo. Devo dire che io col semi permanente mi sono trovata questa volta bene, ve ne parlerò in un video ad hoc. Adesso vi dico che però, grazie a un vostro suggerimento, ho comprato questo qui, che è il Mesauda Sanitizing Solution, che è una lozione disinfettante per mani e piedi e per strumenti da lavoro, che si usa appunto prima di cominciare la manicure con il semi permanente. Devo dire, io l'ho comprata perché ho una paura folle dei funghi, voi sapete la mia prima esperienza, se non la sapete ve la metto qui, ma poi ho guardato gli ingredienti e gli ingredienti portano isopropil alcol ed etil acetato. E allora ho preso il cleanser, quello che invece avevo in dotazione, ho guardato gli ingredienti e sono isopropil alcol ed etil acetato. Sono la stessa cosa, sono esattamente la stessa cosa. E anche nelle stesse proporzioni, perché c'è l'isopropil alcol come primo ingrediente in tutti e due e l'etilacetato come due. L'odore è il medesimo, quindi sono la stessa identica cosa. Risparmiatevi questi soldi e comprate direttamente il cleanser, o viceversa, insomma, la full size costa meno rispetto a questo, quindi comprate soltanto il cleanser, non c'è bisogno della soluzione disinfettante, perché voglio dire, è la stessa cosa. Strana sta cosa, forse qui c'è più alcol rispetto a questo, ma insomma mi pare un prodotto molto 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 similare. I prossimi due prodottini che ho preso per le unghie li ho presi già da qualche giorno, quindi sono già molto usati, però ve li voglio fare vedere. Ho preso questo Vea Nails, questo tubetto, che altro non è che vitamina E 100% allo stato puro. Cosa che uso ne faccio? Io lo uso nel giro cuticole ogni giorno e sotto all'unghia, così lo passo proprio sotto per nutrire l'unghia dalla parte da cui può trarre nutrimento quando ho il semi permanente. Quando invece rimuovo il semi permanente, faccio un giorno intero con questo, lo ripasso più volte al giorno e lo spalmo sulle unghie, dopo aver messo però un'altra cosa eccezionale, che è questa, l'EcoCell, un'idrolacca rimineralizzante. Questa la vendono in farmacia, si stende una volta al giorno sull'unghia, io la stendo la sera. Chiedete comunque al vostro dermatologo, non è un medicinale di quelli che possa farvi niente, un rimineralizzante dell'unghia serve per chi
ha avuto funghi, per chi ha la tendenza a sfaldare l'unghia, un ricostituente vero e proprio, ed è molto buono. Io quando poi dismetto il semipermanente, nelle due sere successive faccio questo trattamento 1 e 2, dico nelle due sere successive perché io il semipermanente l'ho tolto la sera, quindi ho tolto la sera, ho messo 1 e 2 una volta e sono andata a letto, poi l'indomani ho messo per 3 volte questo durante il giorno, una volta la mattina dopo essermi truccata prima di andare a scuola, una volta dopo pranzo e una volta dopo cena prima di andare a letto, e questo. E poi l'indomani ancora ho fatto di nuovo il semipermanente che state vedendo adesso. E quindi io così mi sto trovando bene, molto 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 bene. Questi due prodottini, l'EcoCell Plus e il Vea Nail, li trovate in farmacia però. E hanno prezzi abbastanza altini, sui 14 euro a pezzo. Ultima cosa che ho comprato, lasciata per ultima perché su questa devo chiedere a voi. Navigavo su internet e ho trovato un'offerta, un pacchettino di smalti semipermanenti che mi è piaciuto per la selezione colori e per ciò che conteneva. La marca si chiama Elite 99. Ora vi devo dire la verità. Quando io ho ordinato ero certa, non so perché, io non sono pratica di semipermanenti, ma l'ho scambiata totalmente con la CND, una cosa di questo genere, perché le boccette mi sembravano uguali. Ho detto, ma forse si chiama così, non lo so, non c'era lo stesso articolo CND, ho detto, vabbè, prendo queste. Poi mi sono meglio informata, era tardi, era una delle mie divagazioni notturne. Mi sono meglio documentata su internet e mi sono resa conto che non c'entrano niente le due cose, anche come range di prezzo, perché tutti questi io li ho pagati quanto uno smalto CND. Quindi, questo smalto si chiama Elite 99. Nel pacchetto erano compreso questo smalto di questo colore, le boccette sono del colore dello smalto, quindi potete proprio vincerle. Questo bellissimo rosso, questo bianco, che non ho capito se sia un bianco gesso o un bianco diluibile, poi ve lo dirò, questo nero, e poi c'era il gel top coat, c'era il top coat, il base coat e il matte top coat. Questi sono appunto tutti smalti Elite 99 che vanno catalizzati in lampada e sono tutti sock off, che poi mi sono documentata e pare siano degli smalti che stanno molto adesi a lungo e che sono facilmente poi removibili in fase appunto di rimozione del semipermanente. Li uso o fanno cadere le unghie? Voi che siete esperte, magari li conoscete, li avete già usati, sono buoni o meglio diffidare? Perché io li ho comprati sbagliando, però sono belli a vedersi, sia i colori che magari l'utilità. Non mi interessa tanto la durata, perché a me basta che duri 10 giorni, la prima e l'unica volta che ho usato il semipermanente prima di questo fatto da me mi è durato 14 giorni, che devo dire è troppo, perché poi la ricrescita a me dà fastidio. Quindi non mi interessa tanto la durata quanto la bontà del prodotto, quanto che non facciano male alle unghie. Quindi ditemi voi, perché se fossero buoni, questa è un'idea regalo spaziale, perché con 14 euro regalate un mini kit di colori più base coat, top coat e mattificante. Sarebbe stupendo. Io vi lascio il link qua sotto, ma voi leggete i commenti di chi mi segue per capire, perché io non li conosco ancora, non li ho usati, per capire se sono ottimi prodotti o se fanno schifo. Le recensioni erano più di 153 su questo prodotto, erano tutte molto buone, ma io non ho mai capito su Amazon se le recensioni sono vere o sono farlocche, quindi non mi fido di recensioni di persone che non conosco, mi fido invece di voi, e di conseguenza lasciatemelo scritto qua sotto. Se leggete che sono dei buoni smalti, sappiate che ci sono dei pacchettini di range di colori differenziati e di prezzi differenziati, ma tutti a bassissimo costo e che quindi magari potrebbero convenire. Bene, questi i miei ultimi acquisti beauty più le foto Lalalab, spero vi siano piaciuti.
minuti, ditemi cosa ne pensate di ogni singolo pezzo, ditemi se pensate che possano essere dei buoni regali di Natale, ditemi che video guida regali di Natale volete. Io penso di farla con dei suggerimenti per tutte le tasche, ma se voi invece lo volete solo low cost, non perdo tempo a cercare tanta roba e ditemelo, così faccio prima e basta. Noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video. Grazie per avermi tenuto compagnia anche oggi e un grande bacio, ciao.